Costruire un parco dei divertimenti, una cosa che nei videogiochi gestionali abbiamo visto più volte, vero? Bene, ora immaginatelo ancora più delirante e più impossibile che mai. Questo è Park Beyond, ragazzi, e ne parliamo insieme. Bentrovati, ragazzi, su Crystal Cross Gaming. Allora, dopo aver giocato insieme l'intera campagna, tranne l'ultimo pezzetto che per mia scelta ho deciso di non fare per via di frustrazioni varie e adesso ne parleremo, e dopo averlo giocato insieme, trovate tutta quanta la serie sul secondo canale YouTube, è arrivato il momento di parlare di Park Beyond. Questo è il nuovo titolo gestionale di parchi di divertimenti fatto da Bandai Namco. Ed è una sorta di novità, se vogliamo, da parte di Bandai Namco, che non è certo nota per, in sostanza, i gestionali di varia natura, bensì per altri titoli. Quindi, diciamo che questa è una quasi opera prima nel gestionale moderno e in un certo tipo di gestionale moderno, perché, sapete, i videogiochi gestionali sono divisi in, diciamo, svariate categorie, ma ci sono quelli che puntano alla, diciamo, ricchezza di contenuti, alla pignoleria con cui devi, diciamo, approcciarti a questo titolo, oppure sono quelli un po' più terra-terra, che sono fatti per divertire una quantità di giocatori maggiore, un po' più per la massa. Bene, Park Beyond è senza dubbio appartenente a questa seconda categoria. È un gioco che in effetti non è particolarmente complicato da comprendere ed è abbastanza accessibile praticamente a chiunque, perfino per chi non ha mai messo mano a un gestionale in vita sua. E infatti, mentre stavamo facendo la serie, arrivava ogni tanto qualcuno in chat a dirmi tipo: oh, non ho mai giocato un gestionale, secondo te posso approcciare questo titolo? E io gli dico sì, perché effettivamente è un gioco che è abbastanza accessibile. Quindi, questo gestionale qui, quando è stato presentato, io ovviamente ho subito drizzato le orecchie, perché io amo molto questo genere di giochi qua. Specie i gestionali un po' più scanzonati, cartunosi e al di là del semplice realismo. In questo parco di divertimenti, ragazzi, il focus principale è fare delle cose assurde, ok? Il punto focale di questo titolo sono sicuramente le giostre, aperte virgolette, impossibiliate, chiuse virgolette, si chiamano proprio così, ovvero delle giostre che superano i limiti della fisica e superano i limiti della, diciamo, adeguatezza per arrivare a una follia vera e propria in cui succedono le cose più assurde, vengono lanciate per aria le persone circondate dalle fiamme, vengono affogate all'interno di cose meccaniche, delle cose veramente deliranti. Questo è il lato bello del gioco, oltre a essere il focus, perché quando hai il colpo d'occhio del parco di una serie di giostre impossibiliate, diciamo così, è tutto veramente figo. Specie per chi ama questo genere, il colpo d'occhio di un parco pensato così è molto bello. Ma ovviamente un gestionale è fatto più che altro di pianificazione, parametri, obiettivi da soddisfare, e quindi devi pensare in maniera analitica e pensare a cosa mettere per soddisfare un certo tipo di obiettivo, per in questo caso soddisfare dei clienti che entrano nel tuo parco e che hanno tutta l'intenzione di divertirsi e che magari non dovrebbero morire, perché la sicurezza delle giostre è una cosa che a un certo punto è anche importante, diciamo, è importante tenere d'occhio. All'interno di questo titolo, ragazzi, è tutto abbastanza accessibile, nel senso che in effetti non devi andare troppo nel dettaglio con le cose. Ci sono una serie di giostre più tradizionali, ci sono le montagne russe che puoi personalizzare anche tu costruendole un po' come vuoi, puoi disegnare il parco un po' come ti pare, e soprattutto rispetto ad altri titoli, questo parco consente tantissima libertà per quanto riguarda poi l'atto pratico di piazzare le cose. Cioè, non ci sono ostacoli ovunque che ti danno una difficoltà enorme di piazzare le cose in certi punti che poi non si riescono a incastrare. In realtà questo gioco, se vogliamo, da questo punto di vista è il problema opposto. Certe volte metti delle robe a vanvera che si compenetrano l'una con l'altra, ma dal punto di vista del gioco funzionano perfettamente, perché il gioco è molto lascivo da questo punto di vista, ma in realtà sono bruttissimi a vedersi. Vedi dei negozi compenetrati l'uno con l'altro, delle montagne russe che passano in
mezzo a un'altra cosa come se niente fosse, o una giostra che ha l'uscita attraverso lo spazio di un'altra giostra, tutte queste cose. Però in realtà non lo vedo particolarmente come un difetto, perché anzi è un pregio, rende le cose meno rompicoglioni, come direbbero a Oxford. D'accordo? Quindi, qual è il tuo obiettivo? Beh, c'è una campagna, oltre a una modalità sandbox. In ogni campagna devi vivere l'avventura della Cloudstormer, che è questa azienda che è sull'orlo del fallimento, e tu sei la persona che deve riportarla in auge insieme ai tuoi collaboratori. Andando avanti sbloccherai più cose e più giostre, ma anche più caratteristiche del gioco, tipo la sicurezza delle giostre non c'è subito, arriverà dopo un tot di missioni, e di missione in missione ti viene dato uno scenario diverso, con degli obiettivi diversi, delle giostre che piano piano si aggiungono e la possibilità di ricercarne delle altre, di ricercare degli ulteriori negozi tra quelli che devi piazzare oltre alle giostre per soddisfare tutti quanti i bisogni del pubblico, e anche dei pubblici diversi, se vogliamo, che vanno in base a famiglie, adulti, adolescenti, e ognuno di questi ha delle esigenze differenti che devi soddisfare all'interno del tuo parco, e puoi scegliere di soddisfare più le famiglie, più gli adulti, più gli adolescenti, oppure cercare di fare tutto quanto insieme, come ho cercato di fare io la maggior parte delle volte, incasinandomi anche molto spesso, ma questa è un'altra questione, d'accordo? Il primo impatto è stato molto buono, già dai primi minuti di gioco si capisce che questo gioco vuole prima di tutto metterti a tuo agio, ok? È un gioco fatto per divertirsi, questo qui, non è un gestionale cervellotico, è un gestionale molto terra-terra, è un gestionale che chiunque può approcciare, come stavamo dicendo prima, e che non ti mette mai in difficoltà con delle cose particolarmente cervellotiche e difficili da affrontare da quel punto di vista. Casomai gli ostacoli all'interno della campagna sono, sempre come direbbero Oxford, proprio le rotture di coglioni, nel senso delle cose che, degli ostacoli che ti vengono messi in mezzo e che non fanno altro che complicarti artificialmente una cosa che in realtà tanto complicata non è. Perciò il gameplay, come si, diciamo, si percepisce, è abbastanza semplice, e la gestione economica, diciamo, di soddisfazione, di felicità, di pulizia del parco viene gestita abbastanza facilmente con tutta una serie di persone che si occupano di mettere a posto, che si occupano di mantenere, cioè, la manutenzione del parco, di devi mettere una certa quantità di toilette, di negozi per il cibo, di negozi per le bevande, di negozi per i souvenir o per accessori, eccetera eccetera, e anche questi contribuiscono all'obiettivo finale, che è quello di soddisfare le persone che entrano nel parco. E mano a mano tu aumenti di livello generale del parco, e con questo aumento di livello, di missione in missione, potrai sbloccare sempre più nuove cose, e come vi stavo dicendo prima, si tratta di giostre, negozi, eccetera, ma anche delle caratteristiche singole di singole giostre, come per esempio la possibilità di mettere un cannone, sì, letteralmente un cannone, che spara le persone da un punto all'altro dei binari delle montagne russe. All'inizio non ce l'hai, lo puoi sbloccare più avanti, e questo contribuisce a rendere le montagne russe più accattivanti, diciamo così, ok? Quindi in realtà, anche dal punto di vista del comparto tecnico, al netto di un po' di bug, adesso ne parliamo, maledizione, e funziona tutto piuttosto bene. È un bel gioco tutto colorato, tutto, diciamo, accattivante, e in cui puoi realizzare delle cose che a vederle sono veramente molto molto belle. Quindi da quel punto di vista, dal punto di vista del gameplay di base e da come hanno organizzato il gioco, proprio con il colpo d'occhio e le cose accattivanti che puoi fare e di cui ti puoi occupare all'interno del gioco, qui ci hanno azzeccato in pieno, secondo me. Così come con il comparto artistico sono perfetti, perché ci sono dei temi che puoi, diciamo, seguire all'interno del parco. Ci sono il tema western, il tema della terra dei dolci, il tema Pac-Man, cioè il tema alieno, eccetera eccetera, d'accordo? Quindi la trama si svolge su questo: tu hai questa nuova azienda, cioè questa azienda che sta andando in malora, e di parco in parco devi riportarla all'antica gloria, eccetera eccetera. Quindi questo è più o meno il gioco, ragazzi, e se non fosse che dobbiamo parlare ora della cosa più importante, ovvero questo gioco ha come feature veramente peculiare, come stavo dicendo, le giostre impossibiliate. Cioè a un certo punto si sblocca questa meccanica che ti permette di pensare tutto quanto, ma poi la meccanica di stupore del pubblico carica una sorta di pennarello che, a seconda della cosa su cui vuoi applicarlo, può richiedere
due cariche, una carica o cinque cariche, come nel caso delle giostre, e praticamente cosa fai? Le rendi più assurde. Per dire, sapete la ruota panoramica, quella che è un semplice cerchio così? Ecco, se la impossibili, questo termine è bruttissimo, però è letteralmente questo, le ruote panoramiche diventano due, una sopra l'altra, quindi c'è una giostra letteralmente così, assurda. Oppure c'è una di quelle più belle, che è il tipo l'Himalaya, dove all'inizio c'erano una giostra in cui c'erano questi... c'erano questi mostri che ti tiravano delle palle di neve all'interno del vento, eccetera. Impossibiliata è una specie di Yeti che sale sopra, prende il posto dove stanno tutti quanti i visitatori che vanno dentro la giostra e comincia a rotearla in giro così. Cioè, sì, letteralmente questo. Quindi le giostre diventano particolarmente assurde, lo diventano anche i negozi, lo diventano anche i membri dello staff che tu devi assumere all'interno del tuo parco, che sono... i custodi che puliscono, i meccanici che si basano alla manutenzione, i paramedici che si prendono cura della salute delle persone e gli animatori che contribuiscono al divertimento del pubblico. Anche questi li puoi impossibiliare e quindi ci avrai per esempio un meccanico con le braccia robotiche o uno che deve pulire con il lanciafiamme, perché così si pulisce più presto. Scusate il termine orribile. Quindi è tutto molto bello, in realtà, e fino adesso non ho fatto altro che decantare le lodi di questo gioco. Bene, ci sono però due cose che mi sono piaciute molto meno. Prima, questo non è strettamente un difetto, è stata la mia esperienza. Io la campagna l'ho giocata tutta, ma mi sono fermato all'ultima missione. Come mai? Perché dopo averla iniziata a giocare, l'ultima missione è... non è difficile, è proprio una rottura di coglioni. Nel senso, c'è questo problema randomico che ti si verifica all'interno del parco e se poco poco capita nel punto sbagliato, al momento sbagliato, ti manda a puttane, perlomeno per come è la mia visione delle cose, ti manda a puttane tutto il parco. E vi giuro, fai prima a ricominciare in alcuni casi. Ho una cosa che francamente ho detestato e quindi semplicemente non mi andava di finire quella missione, ma sono arrivato praticamente alla fine, quindi del gioco vi posso parlare. Quella ultima missione non aggiunge niente che non ci sia stato precedentemente, ok? Il punto qual è? È che poi ci sono dei problemi tecnici, cioè il gioco ha un funzionamento che se tutto fila liscio il parco va che è una meraviglia, ma se poco poco sbagli qualcosa e non riesce a capire che cosa diavolo sia andato storto, o è una cosa di cui dovevi accorgerti e quindi la colpa è la tua assolutamente, quindi è una meccanica di un gestionale, tu insomma puoi anche non accorgerne, però devi imparare ad accorgertene. Però molto spesso è un bug invece, e mi è capitato più e più volte. Ora sono arrivati degli hotfix che queste cose l'hanno rimesse a posto, però è una cosa che vi devo dire, perché è anche evidente che questa è, diciamo, la prima volta che Bandai Namco fa un gioco del genere, e alcune cose, tipo la qualità delle opzioni del gestionale, ecco, io apprezzo il fatto che sia accessibile, ve l'ho detto, io preferisco i gestionali accessibili, ma su certe cose forse avrei voluto qualche opzione in più, tipo... se c'è un problema di pulizia in un lato del parco specifico, è difficile organizzarsi per far sì che quel punto specifico venga pulito dai servitori, oppure che i paramedici si occupino di una certa zona in particolare rispetto alle altre. E alcune meccaniche ci sono per gestire queste cose, però sono un po' macchinose, onestamente, e funzionano fino a un certo punto. Quindi, se vogliamo... questo gioco fa molto bene le basi e ti dà tantissimo l'idea di fare delle cose bellissime, assurde, un gran colpo d'occhio, molto divertente proprio a livello istintivo, pad alla mano o mouse e tastiera alla mano nel mio caso, però quando vai nel dettaglio di dover risolvere certe specifiche situazioni, qualche volta il gioco non offre chissà che, e si capisce la mancanza di esperienza poi così grande nel genere, ok? Però questo, voglio dire, fino a un certo punto si può anche accettare. Il punto è che a volte c'è la possibilità di impossibiliare le cose
viene decisa arbitrariamente e puoi impossibiliare certe cose in un certo modo, e le montagne russe per esempio hanno tante opzioni di essere impossibiliate in un modo o nell'altro, tante altre per esempio no. E quindi in realtà quando piazzi una cosa non devi fare i conti soltanto con quello che con l'effetto che questa determinata cosa avrà nel tuo parco immediatamente. Se vuoi che rimanga lì e vuoi impossibiliarla più in là, dovrai fare i conti anche come sarà questa giostra, questo negozio, una volta che sarà impossibiliato, perché cambia. Alcuni cambiano meno radicalmente, altri molto di più. E una giostra che prima occupava un certo numero di pubblico, ottenendo un certo risultato, impossibiliata, magari alcune giostre occupano meno pubblico, facendolo divertire molto di più, altre giostre occupano molto più pubblico, e quindi mi sono ritrovato in molti casi in cui impossibiliavo una giostra e mi sono detto aspetta un attimo, ma adesso mangia tra virgolette un sacco di pubblico in più e un sacco di gente in meno mi va nelle altre giostre, perché oltretutto il giro dura di più. Sono tutte cose che devi calcolare. Questo gioco non te le spiega proprio benissimo, anzi te le dice verso la fine della campagna, mentre sono delle cose che andrebbero trattate praticamente fin da subito, perché devi iniziare a pensarci a questa cosa. Invece tu hai sviluppato una certa forma mentis per giocare a questo gioco, poi verso la fine, quando ti rendi conto che le impossibilitazioni comunque hanno tutti questi effetti strani poi pratici, il gioco a un certo punto, verso i tre quarti della campagna, ti dice «Oh, ma sai che c'era anche questa cosa?» E tu dici «La fregna di mammeta, me lo dici adesso!» Quindi vabbè, un po' probabilmente è stata anche colpa mia che potevo accorgermene prima, però un po' il gioco poteva anche dire delle cose in più. In ogni caso, ragazzi, per me, però vi devo dire, è stata una gran bella esperienza, non priva di difetti, e alla fine anche tutto quanto il gioco visto nel complesso, se devo andare proprio a livello istintivo, mi è piaciuto moltissimo all'inizio, poi col passare del tempo diciamo che il divertimento è un po' calato, senza mai fermarsi del tutto, nel senso che mi divertivo lo stesso a fare i parchi, però secondo me è un genere che ha bisogno ancora un po' di rodaggio, diciamo così. Si capisce che ci vuole un po' più di esperienza e spero tanto che un Park Beyond 2, eventuale, che arriverà, diciamo che porrà rimedio ad alcune mancanze di questo titolo e farà ancora meglio su quello che sono quella che è la forza di questo titolo, che comunque c'è, ed è un titolo veramente valido da quel punto di vista o da quei punti di vista. Quindi, arrivando alla fine, qual è il mio giudizio e quindi il mio voto di questo titolo? Beh, è 7. Io credo che sia adeguato, un 7 reale, nel senso più che una promozione, un buon voto per un titolo che ha tanto da offrire, ma alla fine io credo che avrebbe potuto fare di più, avrebbe potuto farlo meglio e credo che sia frutto dell'esperienza. Come vi dico, io mi aspetto che un Park Beyond 2, sulla base di quello che è stata l'esperienza di questo titolo, possa essere un gioco veramente meraviglioso, perché comunque le potenzialità ci sono e come in questo titolo, ma non vi aspettate un assoluto capolavoro. Un gioco divertente però sì, e quindi, nonostante tutto, io ve lo consiglio assolutamente. E se siete amanti dei gestionali e dei gestionali non troppo cervellotici, io credo che in questo titolo troverete tanta soddisfazione al netto delle varie cose che sono state dette. Ok? Questo è tutto, ragazzi, questa è la mia opinione, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate della mia recensione, della serie che magari avete visto o non avete visto e che potete ritrovare comunque sul secondo canale YouTube, quindi vi aspetto nella sezione commenti. D'accordo, gente? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo titolo, a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, il link alla playlist con tutta la serie di Park Beyond che si trova sul secondo canale, il link alla playlist con tutte le mie recensioni e infine anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!